Amici all'ascolto, ben arrivati alla puntata numero 5 di Dalla parte dei cavalli. Ancora tanti argomenti di ippica, ovviamente, di cui discuteremo questa sera. Lo faremo in compagnia di Enrico Tucci, presidente di Imprenditori Ippici Italiani. Buonasera Enrico. E con il colonnello Giuseppe Satalia. E parleremo anche della scuola ippica italiana insieme al colonnello Giuseppe Satalia questa sera, ma cominciamo con gli argomenti di attualità perché l'attualità è molto calda in questo periodo. Come sapete, venerdì 27 giugno era il termine ultimo della presentazione del decreto giochi che sono saltati, ma il testo era corretto, anche se qualcuno ha detto che non lo era. C'è stato un convegno il giorno precedente, il giorno giovedì 26, e sono emerse delle criticità, almeno sarebbero emerse delle criticità. L'avvocato Gaetano Viciconte, l'avvocato Andrea Bamonte, sul carico di IRA immagino, hanno fatto questo studio e sono emerse delle criticità. Giuseppe, che mi dici a proposito? Ma io penso che i professori o gli avvocati, secondo me, non avevano aperto proprio il decreto. Cioè, io sono convinto di questo perché dubito che ci sia stata un'analisi del decreto, perché dai numeri che sono stati espressi, almeno per quello che abbiamo potuto sentire, perché era un po', diciamo, un incontro privato tra alcune associazioni e l'associazione stessa IRA, sono certo che il decreto non è stato analizzato. Hanno dato, perché per quello che è stato detto, sono stati dati dei numeri improponibili. Cioè dei numeri... Appunto, numeri, si parla di quote da versare per l'accesso, con cifre eccessive rispetto a quello che è, diciamo, l'economia attuale del settore, ma poi si è parlato anche di pochissimi ippodromi, di pochissimi proprietari, mi sembra 9 al galoppo, 12 al trotto. Allora, questa cosa è una cosa sbagliata. Come ripeto, le proiezioni erano state fatte a suo tempo dal Ministero dell'Agricoltura, dal MIPAF e dal MEF, che di concerto hanno lavorato per l'analisi del decreto stesso. E le proiezioni le ha fatte il MIPAF a suo tempo. Noi le abbiamo viste insieme alla dottoressa Bucca e all'onorevole Castiglione. Quindi c'è stato un confronto fra MIPAF e MEF rispetto a quella che poi è stata la struttura del decreto stesso. Quindi il professore, che non ricordo il cognome, o l'avvocato che abbiamo sentito, lo invitiamo ad analizzare il decreto e a rivedere tutto quello che è stato detto. E mi è dispiaciuto molto, diciamo, l'atteggiamento che è stato adoperato, l'atteggiamento... le critiche espresse verso un decreto che non era frutto del decreto di Lega Ippica Italiana, ma era frutto di una concertazione fra i dirigenti del MEF, i dirigenti di ADM e i dirigenti del MIPAF. Quindi nel momento in cui in qualche modo l'Ippica si è spesa, la parte dell'Ippica si è spesa per far sì che una volta tanto alcuni dirigenti importanti, come ripeto, del MEF, del MIPAF e dell'ADM, hanno strutturato il decreto, definirlo budulino, marmellata variata, al budulino, nei confronti di personaggi importanti con cui l'Ippica sicuramente dovrà tornare a discuterne, perché è impensabile poter ristrutturare qualsiasi decreto o qualsiasi legge senza determinati personaggi. Sarà un po' difficile adesso andargli a raccontare che sono stati definiti, anzi, poi sicuramente ne sono a conoscenza, andarli a criticarli in quel modo. Probabilmente andava fatta un'analisi più attenta, più accorta, e forse questo si poteva fare in un tavolo più sereno. Però questo non è stato possibile, non è stato permesso, e quindi ritengo che, a mio avviso, le critiche possono essere giuste, ma devono essere più obiettive, più concrete, e questo ha creato, secondo me, un'ulteriore spaccatura fra quelli che sono i rapporti fra i vari vertici del MEF e MIPAF e ADM nei confronti dell'Ippica. Quindi bisognerà risanare Perché con loro comunque bisognerà lavorare, Enrico.
Io innanzitutto mi aspettavo dal convegno IRA finalmente una proposta, un qualcosa che potesse arricchire quello che era ormai già sul tavolo e che finalmente anche loro potessero portare un contributo a quello che oggi serve per rilanciare il settore. La situazione è drammatica. Credo che noi le nostre proposte le abbiamo fatte, il nostro lavoro è sotto gli occhi di tutti, magari anche criticabile, ma è sotto gli occhi di tutti. Mi aspettavo che in un convegno si potessero assolutamente, ma pensavo che si potessero fare anche delle proposte. Quindi evidentemente il progetto IRA non esiste, perché altrimenti il convegno IRA avrebbe parlato del proprio progetto. Allora, andando nei numeri, le nostre stime dicono che con i requisiti che erano stati stabiliti dai ministeri, ovvero dei 200.000 euro premi vinti nei 3 anni, noi avevamo tra allevatori e proprietari, trotto e galoppo, avevamo circa 450 aziende. Se noi questi requisiti li abbassassimo ai 100.000 euro, le 450 aziende diventano circa 700 aziende. Per cui questo è anche per rendervi, perché vi possiate rendere conto di che numeri stiamo parlando. Poi possiamo discutere che questo possa essere giusto o meno giusto. Sì, sicuramente. Scusa, posso? Certo. Posso? Allora, e poi c'è un'analisi attenta da fare, che nel nostro progetto, che non è il progetto strutturato dal MEF, dal MIBAF e ADM, perché il nostro progetto originario, cioè Comitato Lega Ippica Italiana, originariamente, noi abbiamo parlato di 50.000 euro nei 3 anni. Quindi, diciamo, la base era di fatto, non dico coinvolta tutta, ma comunque una percentuale altissima, esatto. Ma veramente molto alta. Cioè una scuderia piccola, 50.000 euro in 3 anni vuol dire questo aver vinto... Questo per spiegare che il concetto è democratico, anche se poi i valori sono... stati alzati da poi i valori sono stati alzati. Però l'idea dal era MIBAF, di partire coinvolgendo il tutti. MIBAF, diciamo la verità, diciamo dottor Gatto, siamo confrontati perché le verità vanno dette, il MIBAF ad un certo punto ha tirato fuori un importo che era 130.000 euro. Non è stato il Comitato Lega Ippica Italiana. Il Comitato Lega Ippica Italiana ha evidenziato due presupposti importanti. Che le società di corse che potevano partecipare tutte, indistintamente tutte, dovevano avere un valore patrimoniale importante, perché è impensabile poter pensare che un concessionario, non un'agenzia ippica, che normalmente ha un valore patrimoniale di 500.000 euro, 1 milione di euro per un bando classico, un concessionario, perché in ippodromo è tutti gli effetti un concessionario, deve avere come minimo un valore patrimoniale di 1 milione di euro, perché sennò altrimenti si corre il rischio di avere una società a responsabilità limitata con un valore di 30, 40, 50 mila euro che può sparire dall'oggi al domani. Quindi la domanda che pongo alle associazioni che hanno criticato questo aspetto, come potevano star tranquille le associazioni con società, e poi in passato ne abbiamo viste tutti i colori, che potevano avere una SRL col valore di circa 10.000 euro? Cioè, ma scusate, mi fa un po' sorridere questa cosa. Qualcuno ci ha definito dei bari, sorridevano perché probabilmente nel passato qualcuno era abituato a giocare a Monopoli con dei bari, gli amici loro portavano le carte truccate, noi non usiamo dei bari e quindi abbiamo pensato nella nostra idea, poi supportata da tutta quella che è la componente politica, di dire che le società di corse devono avere un valore patrimoniale consistente, questo per tutelare guidatori, allenatori, fantini, mentre per quanto riguarda la nostra idea, quel discorso dei 200 dipendenti che diventerebbero ancora di più con i 100 di Lega Ippica, pure quello, no. Scusate, ho detto, io sono certo e convinto, ma perché non c'è stato il confronto, questa è stata la verità, il confronto non c'è stato perché non c'è stata la possibilità di confrontarci, perché per 2 anni Lega Ippica non è esistita, per 2 anni Lega Ippica non è esistita, si parla di Lega Ippica solo oggi, perché per 2 anni era una struttura inesistente e questa è stata la realtà, o perché diciamo eravamo considerati degli ammutinati o perché comunque nessuno ha creduto in questo tipo di progetto, però il confronto non c'è stato, questa è la verità, però sono state dette delle inesattezze, è doveroso evidenziarle. La nostra era un progetto dove doveva allargare maggiormente, ma probabilmente gli avvocati non hanno avuto tempo perché si sono sbagliati, sono andati a vedere le somme vinte in un anno. Probabilmente nessuno gli ha spiegato, oppure l'avvocato Abbamonte non ha avuto il tempo per andare a fare la somma dei 3 anni. Perché se noi vediamo il libro
dell'annuario del puro sangue del 2014, noi vediamo che, come dice lui, è vero che le scuderie che hanno vinto più di 200.000 euro sono 12 in un anno. 3 anni evidentemente sono di più. Per noi sono 85. Così come per il trotto, le scuderie che hanno i requisiti erano praticamente 140. Infatti noi nella nostra lista avevamo 123 aziende che rappresentavano il nostro obiettivo, tra l'altro molte delle quali sono già associate alla Lega Ippica Italiana. Per quanto riguarda le società di corse, che hanno detto che solo 3 ippodromi avevano il capitale sociale, Abba Monte, ma abba pazienza. Ma allora, qui abbiamo 14 società che hanno più di un milione di capitale sociale, o per essere corretti sono 14 ippodromi, perché in alcuni casi la stessa società ha 2 o 3 ippodromi. Ma questo poi non vietava alle società di corse, esatto, se credono nell'ippica, se finalmente vogliono... di aumentare il capitale versato. Come si fa? Noi allevatori copriamo le fattrici, voi proprietari comprate i cavalli, e le società di corse mettevano i soldi se credevano nell'ippica, altrimenti stavano a casa. E questo mi sembra anche un modo finalmente corretto di guardarsi in faccia, no? Questo è un aspetto importante, perché tutte le società potevano entrare a far parte di questo progetto. L'importante è che avevano quella disponibilità economica per farne parte. Come già evidenziato prima, è impensabile poter produrre un progetto senza che le società di corse abbiano una consistenza economica, patrimoniale. La cosa interessante che è emersa dalla registrazione, che ovviamente è andata su Teleippica, del convegno IRA, è stato un intervento di Formigoni. Formigoni, presidente della Commissione al Senato, Commissione Agricoltura, ha detto una cosa chiarissima, che forse ancora molti ippici non hanno capito, ed è inutile che gli raccontino le palle, perché basta raccontargli palle a questi ippici, hanno già tanti problemi. Diciamogli una volta per tutta la verità. L'onorevole Formigoni ha detto chiaramente che non è più come una volta, e che purtroppo oggi un settore come l'ippica le risorse se le deve fare da solo. È stato chiarissimo. Poi è chiaro che un progetto di ristrutturazione avrà il sostegno dello Stato. Io credo che, anzi sono sicuro, Vieri, che la riforma sarebbe stata accompagnata con più risorse di quanto non lo sia la non riforma. E non è neanche vero che attraverso il Ministero dell'Agricoltura si abbiano quelle riforme che risultano nella previsione, perché purtroppo non è così, magari fosse così, ma non è così. Per cui l'ippica è in questo momento in un momento veramente molto difficile. Le aziende sono disperate. E a questo punto io ti volevo dire, hai fatto il quadro della situazione, ti volevo dire, l'ippica a questo punto in un momento difficile, quali sono le strade per il futuro? Ma io, per quanto riguarda la riforma, forse Giuseppe è più competente di me di tracciare queste strade, anche se in questo momento abbiamo... Il venditore ippici italiani ha dichiarato che vuol continuare comunque a lavorare. No, noi assolutamente non possiamo abbandonare le aziende in questo momento. Purtroppo altre aziende chiuderanno, altri proprietari scapperanno, perché sono trattati a pesci in faccia. Sono tutti i giorni trattati malissimo da un ministero che non è capace di fare il proprio mestiere, e questo purtroppo, lasciatemelo dire perché è inutile negare l'evidenza, purtroppo abbiamo una televisione di settore che continua completamente a oscurare la verità. Il Ministero dell'Agricoltura non è capace di gestire il settore, i premi non arrivano, i pagamenti sono allo sbando, tante chiacchiere dalla politica, la politica che gestisce il Ministero dell'Agricoltura è in uno stato fallimentare, per cui siamo tutti disperati. Noi non possiamo far altro che raccogliere le migliori aziende del settore, che già sono nostre socie, e credo che possiamo dire di rappresentare qualcosa, altrimenti forse non esistono i nomi più importanti dell'ippica se noi non esistiamo, e andare avanti e lottare perché avvenga qualcosa. Pino, vuoi aggiungere qualche cosa? Per io vorrei aggiungere questo. Secondo me l'unica strada da seguire è quella di lavorare in un progetto veramente comune, ma con le figure ben distinte. Perché pensare di poter elaborare un progetto dove c'è una componente industriale che tenta di tutelare la componente sindacale non è percorribile. Allora ci dovranno essere gli ippodromi con le loro idee, le scuderie grandi con le loro idee, le piccole scuderie con le loro idee, gli ippodromi piccoli con le loro idee.
e far coincidere tutti insieme in un progetto comune, però ognuno distinto e separato con le proprie esigenze, perché io non posso credere che un ippodromo grande, ad esempio come Roma o come Milano, possa avere le stesse esigenze dell'ippodromo di Capalbio. E quindi pensare che entrambi possano ragionare nello stesso modo mi sembra abbastanza demagogico. E quindi io ritengo che a questo punto, così come avviene anche nei confronti tecnici, anche attraverso la televisione, ad esempio Merano spesso si confronta con quella che è l'HD insieme a Luca, e abbiamo fatto dei progetti belli, di bella visibilità, noi dobbiamo unire le nostre forze, le nostre esperienze, le nostre capacità, senza pregiudizi, perché chiaramente se ci si siede a un tavolo, e al tavolo, scusa, cioè se ci si definisce bari, è facile, poi dico scusate, è difficile poi eventualmente confrontarsi con chi ha questo tipo di pregiudizio. Questa difficoltà di andare insieme la si è vista, e ora tocco per un attimo al volo l'argomento, l'argomento dello sciopero, la si è vista anche nella gestione di uno sciopero, anzi vorrei, se la regia è possibile, chiamare Battista Congiu, nella gestione di uno sciopero, diciamo, un po' variopinta, ecco, no? Cioè il galoppo che l'ha condiviso, il trotto che l'ha condiviso quasi completamente, un paio di ippodromi hanno corso, e ora vedremo nei prossimi giorni quello che succederà. Devo dire che domenica sera ci sono state le corse a Modena, sono passate un paio di interviste da Modena a Lorenzo Baldi e a Enrico Montagna, ce n'era una terza, Battista Congiu, che non è passata sul canale istituzionale dell'Ippica, perché non è, evidentemente ci sono stati dei problemi tecnici che non hanno consentito ciò, e allora noi volevamo parlare con Battista per fargli dire in maniera concisa, Battista, per favore, buonasera intanto, Battista. Buonasera. Siamo qui insieme a Enrico Tucci e a Giuseppe Satalia. Allora, l'altra sera hai rilasciato un'intervista a Modena. Ci vuoi riassumere un po' i contenuti, visto che purtroppo ci sono stati dei problemi che non hanno consentito la trasmissione sul canale Universat? Sì, certo. Allora, la sintesi è questa. Dunque, martedì c'è stata una manifestazione con un comunicato che dice che dal 1 luglio tutti i ippodromi, galoppo, trotto, allenatori, guidatori, fantini, si astenevano di dare i partenti per le varie motivazioni che sappiamo tutti. E cosa è successo? All'uscita dei 24 che sono andati a parlare con il signor Gatto, che non era naturalmente il sottosegretario Castiglione, che non c'era, un delegato di allenatori e guidatori ha detto di fare sciopero da subito. Con questo dico che io non mi sento rappresentato da questo personaggio qua, e non so neanche chi è rappresentato o per chi rappresenta. E detto questo, è 3 anni che a Cesena cercano di fare saltare la riunione, l'apertura di Cesena. Più c'era questi due gran premi, il Triossi e il Carena, gruppo 1, e io ero partente con Sharon Gar, che è una cavalla che ti capita, una piccola scuderia come la mia, ti capita una volta ogni non so quanto, forse mai. Tra le favorite, se non la favorita, visto il record della corsa di Trieste, 14-2000 metri, penso che avevo abbastanza chance. Comunque, detto questo, mi sembra che sia una cosa manovrata, anche per lo sciopero, per l'invasione di pista che c'è stata solo a Cesena, e non negli altri campi di galoppo che hanno corso regolarmente, o a Modena che hanno corso regolarmente. E tutto questo mi sembra che sia per danneggiare il signor Grassi. Nella giornata di 2 giorni fa, un mio proprietario mi chiama e mi dice: Battista, io vendo i cavalli perché è meglio andare in barca che avere i cavalli e non poter correre, diciamo. Poi un'altra cosa, è stato massacrato Antonio Di Nardo perché ha corso. Antonio Di Nardo, secondo me, ha gli attributi, a differenza di tanti altri che si mettono nelle retrovie e vogliono giocare solo in contropiede, e mandano avanti degli elementi che
a mio avviso hanno poco a che vedere con gli interessi dell'Ippica. E niente, Antonio Di Nardo c'ha tutto il mio affetto e comprensione e appoggio, e dico che gli attributi ce li ha lui e non tutti gli altri. Comunque niente, io ho detto queste cose qui, non sono andato in onda, mi dispiace tanto perché era in una situazione che tutti aspettavano il fermo prima corsa di Modena, e perciò forse sentivano parlare una persona che non ha da rendere conto a nessuno, che ha investito tanto sull'Ippica e che investe, perché sei meglio di me che se non investi non puoi andare avanti nel mondo dell'Ippica e in tutti gli altri mondi, credo. E niente, che dire altro? Dirò altro che è una situazione che mi hanno chiesto anche di un dialogo. Il dialogo è stato solo a senso unico, non c'era la controparte, e mi sembra non democratico una cosa del genere. Ok, volete chiedere qualche cosa a Battista? Se no andiamo avanti con la trasmissione. Sì. Allora Battista, grazie, grazie per il tuo intervento. Grazie per il tuo intervento e in bocca al lupo per tutto. Sì, dispiace anche a me per Sharon Garo, onestamente. Si meritava questo tentativo. Grazie Battista, ciao. Allora, posso fare, sì, un'analisi? Allora, io posso dire solo una cosa, che dispiace vedere, sentire questi fatti, perché l'Ippica è in uno stato comatoso, disperato. E quindi questi atteggiamenti poi portano sempre all'esasperazione. Quindi no, è difficile giudicare se è stato fatto bene, se è stato fatto male. La cosa che veramente colpisce è vedere le categorie così in conflitto fra di loro. Quindi guidatori che si devono difendere dagli insulti, e queste lotte all'interno delle stesse associazioni. Bisognerebbe in questa fase essere più uniti. Più uniti, più sereni, per decidere con più. Io posso dire questo, che posso capire la disperazione del fatto di dire basta, non diamo più partenti, non ne possiamo più, e questo ci può stare. Però in questi frangenti bisogna essere più sereni. Io ritengo, da militare, non posso parlare di scioperi perché non sono stato mai abituato a elaborare un ragionamento verso questo. Però ritengo che in questa fase ho la sensazione che se l'Ippica si ferma sui campi, sugli ippodromi, non ne trae un grosso vantaggio. Invece operazioni del tipo di confronto presso il Ministero dell'Agricoltura, sensibilizzando quello che poi è stato fatto, è secondo me importante, perché in quel modo si pone un attimo un'attenzione sul settore del mondo dell'Ippica. Che si corra o non si corra, secondo me colpisce poco, perché poi il mondo dell'Ippica è seguito poco differenziale, no? Noi non corriamo, eccetera, pensando di fare chissà cosa, e invece poi all'uomo della strada. L'uomo della strada non è a conoscenza, il Ministero dell'Agricoltura non si è mai preoccupato di tutto questo, il MEF benché meno. Invece è stata fatta una bella opera, quella di confrontarsi con l'onorevole Castiglione. E questo poi ha sortito i suoi effetti. Enrico, vuoi aggiungere qualcosa? Se no io passerei a... No, è una situazione incresciosa. Secondo me non si deve arrivare a questo punto. Mi piace veramente vedere sia da una parte che dall'altra degli amici, delle persone in buona fede che hanno ragione tutte e due. Non si può neanche colpevolizzare coloro che, disperati, vogliono fare qualcosa e purtroppo, non essendo in grado di fare niente di efficace se non quello di scioperare, sono costretti a scioperare. Ma perché non sono in grado di fare niente di più efficace? Perché non hanno guida, non hanno rappresentatività forti, non hanno associazioni forti. In alcuni casi ci sono, hanno cercato di fare qualcosa, ma poi dopo l'ambiente non permette loro di lavorare. E quindi secondo me questa manifestazione è partita in un modo ed è arrivata nel modo completamente opposto da quello che voleva. Io tutti i giorni purtroppo registro la disperazione delle persone. Io credo che la soluzione vada trovata nel sistema e non nella protesta, ed è per questo che ci stiamo cercando di dare il massimo per trovare la soluzione. Allora gli scioperi si risolveranno automaticamente quando il sistema sarà funzionante, perché è nato per rispettare coloro che lavorano e non
per fare favori a coloro che non lavorano. Scuola e formazione. La scuola ippica italiana è nata qualche mese fa e Giuseppe, direttore della scuola ippica italiana, creatore, promotore, un po' tutto, no? Di questa scuola ippica italiana. Scuola e formazione perché? Perché per l'ippica del futuro, perché noi si continua a credere che ci sia un futuro e che potrebbe essere anche un grande futuro, per l'ippica italiana è necessaria la scuola e la formazione. Allora, la scuola e la formazione, chiaramente tutti quelli che sono i contesti sportivi, è indispensabile. E, non ci siamo resi conto circa 20 anni fa che venivano a mancare le scuole militari e mi dispiace che il collega ufficiale di cavalleria, stimatissimo Pio Bruni, ci ha definito, adesso non ricordo bene il termine, estemporanei. Allora, io ho cercato di proporre a un gruppo di appassionati un progetto semplice, perché circa 20 anni fa, 15 anni fa, è venuta a mancare la scuola nel mondo dell'ippica. Nessuno se n'è accorto perché, diciamo, l'elemento di aggregazione in quella fase, in quel momento, era il gioco e noi vivevamo un po' di riflesso di quelle che erano le scuole militari che partivano da Villa Pucina e arrivavano in Sicilia, dove il servizio militare era obbligatorio e tutti in qualche modo o in maniera diretta o in maniera indiretta subivano quello che era la scuola militare, che era una scuola che era famosa in tutto il mondo. E quindi io ho cominciato a percepire, cioè era semplice percepire questa mancanza nel mondo dell'ippica, perché non si è sentita subito immediatamente, si è sentita piano piano, man mano che andava avanti si sentiva questa mancanza di formazioni, di scuola, tutto il resto. Pisa in qualche modo manteneva questo tipo di equilibrio e allora nel processo riformatore ho cercato di convincere, e devo dire che non è stato facile, di convincere quella componente che è inserita nel comitato a suo tempo Lega Ippica Italiana, di convincere che era necessario un progetto di scolastico, un progetto formativo, un progetto sportivo. Quindi è partito con un'attività di tipo promozionale sull'ippodromo di Merano e poi piano piano ho cercato di diffondere questo principio. Scuola ippica italiana, diciamo, alcune cose si sono già concretizzate, i corsi, diciamo, il punto di riferimento, c'è un sito per informarsi, per saperne di più. Allora, c'è un sito che si chiama Scuola ippica italiana, c'è una pagina Facebook che si chiama Scuola ippica italiana, c'è un progetto dove è ben dettagliato e scritto, c'è un rapporto con il MIUR, c'è un rapporto con, al momento, ecco, con il cosa, MIBAF, c'è un rapporto con le associazioni. Può cominciare a qualsiasi età? Cioè un ragazzo di 12 anni, uno di 20, uno di 30 e uno di 45, a qualsiasi tutti, età si può tutti cominciare? Possono far parte della scuola, chi attraverso dei progetti sportivi, chi dei progetti al momento non professionali, perché chiaramente il percorso è abbastanza complesso a quanto vista professionale, perché c'è un problema. Cioè il Ministero dell'Agricoltura al momento non può svolgere questo tipo di attività dal punto di vista professionale. Quindi c'è un confronto diretto con il MIBAF, speriamo di risolverlo. Ma la cosa bella di questo progetto, è veramente bella questa cosa, che tutti sono d'accordo. Io mi auguro che sia la scuola il centro, l'elemento aggregativo, no? Per poter costruire insieme tutti un progetto comune. E questo mi ha fatto enormemente piacere. Ci sono degli ippodromi che già hanno sposato. Ci sono degli ippodromi che hanno già sposato, altri li abbiamo coinvolti, altri sono disponibili. E questo veramente mi rasserena, perché dobbiamo creare tutti insieme un progetto di tipo professionale, sportivo, culturale, perché la scuola è l'elemento di aggregazione. Quindi qualsiasi problema, qualsiasi concetto, si discute nella scuola. Per chi ci sta ascoltando, nella scuola si impara a confrontarsi, si impara a criticare, la scuola è critica, perché la critica, ripeto, deve essere costruttiva. Se c'è una critica costruttiva e senza pregiudizi, che è l'elemento importantissimo, cioè noi dobbiamo avere la forza e il coraggio di confrontarsi senza pregiudizi, senza pensare ma quello è un baro,
quello lo fa perché vuole costruire dei centri abitativi dentro l'ippodromo, o quello lo fa perché non si sa perché, perché è un concessionario. Ecco, noi non dobbiamo avere questi pregiudizi, ci dobbiamo sedere a un tavolo dove tutti dobbiamo pensare e tutti ragionano per un obiettivo, quello di rilanciare il settore. E qual è, diciamo, il centro, la struttura dove si può fare questo? Anche nella scuola. Nella scuola, dove, ecco, a proposito, dicevi confronto, eccetera, eccetera, ecco, si impara a far tutto col cavallo, a lavarlo, a strigliarlo, a portarlo a passeggio, a ferrarlo, si impara tutto. Nella cioè, scuola. Il cavallo è un soggetto, è un animale, è un prodotto talmente bello, è così spendibile, che noi dobbiamo riabituarci a far conoscere il cavallo. Io quando mi sono confrontato ad esempio con il Miur, che pensavo quando sono entrato la prima volta il Miur, ho detto Dio, adesso vado a parlare di cavalli, e invece erano tutti contentissimi. C'era il direttore generale che dice ma quando posso venire a montare a cavallo? E questa cosa Miur, veramente... Diciamo Miur sarebbe? Il Ministero dell'Istruzione attuale. E questa cosa mi ha fatto enormemente piacere. Adesso c'è un progetto con la scuola Equus che partirà spero a settembre. Abbiamo parlato con dei direttori di scuola, contentissimi in questo progetto, i vari protocolli d'intesa con le federazioni che erano stati praticamente chiusi, quindi la Federcante, la FISE si sono aperti a questo confronto, stiamo organizzando degli stage con le federazioni, perché le federazioni legate al mondo del cavallo sono determinanti, perché l'Ippica purtroppo si è fermata, non solo si è fermata ma è andata indietro, mentre le federazioni... Tutte quelle che sono legate sia alle discipline olimpiche, quelle che sia che non olimpiche, hanno aumentato sensibilmente i propri numeri. Noi abbiamo perso tantissimi clienti che, appassionati del cavallo, poi si sono rivolti ad altre federazioni. E allora è bellissimo ricevere centinaia di telefonate dove mi chiama il ragazzo e mi dice sogno di montare a cavallo, sogno di entrare dentro un ippodromo. Allora le palestre, scusate, gli ippodromi, devono diventare delle palestre dove tutti, dal sedicenne, dal dodicenne al cinquantenne possono montare a cavallo, chi attraverso un'attività sportiva, chi attraverso un'attività professionistica, sia attraverso un'attività dilettantistica. E tutto questo comunque si fa sempre e comunque per passione e per amore per il cavallo, che questa è la cosa fondamentale. Un grosso in bocca al lupo per questa avventura della scuola ippica italiana a Pino Satalia, e ora abbiamo un collegamento invece dalla Nord-Est Ippodromi, Stefano Bovio. Buonasera Stefano. Buonasera. Buonasera Stefano, che voce squillante, che voce squillante. Allora, ippodromo di Treviso si sta per cominciare con un'esperienza nuova. Treviso lancia un concorso, il concorso B-Village, cavalli al centro. Ci vuoi raccontare un po' intanto a che punto è la situazione a Treviso, siamo pronti per ricominciare, perché tanto noi confidiamo nel fatto che prima o poi si ricominci, e poi raccontarci un po' di che cosa si tratta di questo, per quanto riguarda questo concorso. Sì, allora noi saremo anche pronti a cominciare, doveva essere l'inaugurazione domani e non c'è modo peggiore per cominciare, perché un conto è avere lo sciopero, la giornata di routine, e un conto è averla nella giornata inaugurale, per cui è stato più problematico fermare che non organizzare in qualche modo, ma purtroppo questa è la situazione, siamo tutti nella stessa barca, io la protesta la capisco, non è che sono contrario, la capisco, e quindi va bene, domani non si comincia, si comincerà, speriamo l'8, adesso vediamo cosa ci racconteranno. E questo concorso B-Village? Ecco, e venendo al dunque, noi abbiamo cercato di così arricchire l'estate di Treviso con tante novità di iniziativa. Una è questa del concorso a premi per domande ippiche. Saranno delle domande che dovrebbero essere alla portata di tutti, in modo che chi entra all'ippodromo e compra il giornalino programma avrà un coupon staccabile con 5 domande ogni serata di corse, e verranno depositate in un'urna e verrà stilata una classifica settimanale che tiene conto delle risposte date e naturalmente di quelle corrette. Quindi più volte vieni all'ippodromo, più domande hai a disposizione, più possibilità hai di totalizzare il punteggio più alto. Alla fine del periodo estivo
che coinciderà col Gran Premio Città di Treviso domenica 13 settembre, uh-huh, avremo la classifica finale. I primi tre classificati vinceranno dei soggiorni in un villaggio turistico della Croazia, naturalmente più lungo e più importante il primo e via fino al terzo, e un premio verrà riservato anche a chi avrà dato il maggior numero di risposte. Naturalmente in caso di parità di punteggio si andrà alla classica estrazione. Perfetto, quindi diciamo un'iniziativa che viene incontro all'esigenza della promozione. Parlavi anche di altre iniziative? Beh, il principio è quello di affiancare ogni serata di corse qualche cosa per cercare di attrarre anche il pubblico non abitué delle corse dei cavalli, quindi dalla festa della birra a spettacoli musicali, a degustazioni, a cabaret, balli sul prato, ogni sera ce ne sarà una, e praticamente 10 serate, 10 eventi collaterali, più il trofeo di cui abbiamo parlato, che abbiamo voluto così gemellare la vostra trasmissione perché la troviamo estremamente indovinata e azzeccata. Abbiamo detto, perché no, cavalcare l'onda di questo bel nome che avete coniato e unirci a voi. E di questa avventura. Di questo ovviamente grazie a voi e alla Nord-Est Ippodromi. Stefano, io ti ringrazio intanto per il momento, ti faccio anche a te un in bocca al lupo per il proseguo dell'attività e soprattutto per questa estate 2015 a Treviso. Ciao, buonasera. Grazie altrettanto a voi. Bene, e a questo punto siamo in chiusura di trasmissione. Prima di chiudere vi devo far vedere un'immagine, un photo finish, perché dopo, eccolo, il photo finish, stavo per dire il nome del cavallo, Enrico, mamma mia. Questo è un photo finish di un gran premio. Di un gran premio, secondo me qualcuno lo indovina abbastanza alla svelta. Ma insomma, siamo andati su qualcosa di più facile rispetto all'ultima volta. È più facile dell'altra volta. È più facile dell'altra volta. Va bene. E niente, la foto l'avete vista, eccola qua di nuovo, quindi a questo punto io direi che chiudiamo qua, vi salutiamo, grazie Enrico per essere stato con grazie noi, a te, grazie Giuseppe grazie a per voi, essere stato con noi, chiudiamo qua, appuntamento alla prossima settimana e buona serata.